Buongiorno, questa è la seconda parte relativa alla sintesi dell'acetato di isoamile, o meglio dovrei dire il secondo tentativo, perché come avete visto il primo tentativo non è andato benissimo. La prima cosa che faccio è prelevare tutti i reattivi e mettere a riflusso per circa 2 ore questa volta. Se volete informazioni sulle quantità che ho utilizzato e sui calcoli che abbiamo fatto prima di far partire la sintesi, vi rimando al primo video. Ma in sintesi abbiamo utilizzato circa 10 ml di alcol isoamilico, circa 20 ml di acido acetico glaciale e 2 o 3 ml di acido solforico concentrato. Ho messo tutto a riflusso per circa 2 ore e poi ho proceduto con le estrazioni. Questa volta ho fatto anche attenzione a utilizzare dei reattivi puri e puliti, a differenza dell'ultima volta, specialmente per quanto riguarda l'acido solforico. Come si vede, il risultato è decisamente migliore rispetto alla volta scorsa. Dopo circa 2 ore procediamo con l'estrazione. Per l'estrazione è sufficiente neutralizzare tutto l'acido in eccesso, quindi il rimanente acido acetico e l'acido solforico, con una soluzione satura di bicarbonato di sodio. Quindi mettiamo tutto nell'imbuto separatore e possiamo aggiungere la soluzione di bicarbonato a piccole porzioni. Quando aggiungeremo il bicarbonato, chiaramente si svilupperà CO2, quindi ci sarà dell'effervescenza e possiamo continuare a neutralizzare finché si sviluppa CO2. Quando smette di formarsi CO2, sappiamo che abbiamo neutralizzato tutto l'acido. Non dovrebbe essere necessario fare ulteriori estrazioni perché abbiamo utilizzato un eccesso di acido acetico, mentre l'alcol isoamilico era il nostro reagente limitante, quindi se tutto è andato come previsto, alla fine non dovremo più avere alcol isoamilico in soluzione. Quindi l'unica cosa che ci rimane da eliminare sono i residui di acido acetico e solforico, oltre che l'acqua, chiaramente. Come si può vedere, la fase organica è ancora abbastanza opaca perché contiene ancora molta umidità e questa l'andremo a eliminare col prossimo passaggio. Una volta neutralizzato tutto l'eccesso di acidi, possiamo recuperare la fase organica e disidratarla con un agente disidratante, in questo caso utilizzato del carbonato di sodio anidro. E come si vede, eliminata l'umidità, il prodotto diventa subito limpido. Adesso è sufficiente filtrare su carta da filtro semplice e abbiamo il nostro prodotto finito. È importante ricordarsi di pesare il contenitore finale in modo da potersi calcolare la quantità di prodotto ottenuto e così calcolarsi la resa. A sinistra potete vedere il prodotto che ho ottenuto da questa sintesi e a destra quello che ho ottenuto dalla sintesi precedente, quella della parte 1. Adesso possiamo fare qualche considerazione riguardo alla resa. Una volta pesato il contenitore finale e calcolata la massa del prodotto ottenuto, possiamo farci i calcoli. Iniziamo da questa sintesi appena fatta. Con la massa prelevata di alcol isoamilico, che in questo caso è 7,82 grammi, possiamo calcolarci il relativo numero di moli, che corrisponderà al numero di moli teorico di acetato di isoamile, che si dovrebbe ottenere, visto che il rapporto stechiometrico è 1 a 1. Da questo possiamo calcolarci
la massa di prodotto teorico che dovremmo ottenere, che in questo caso è 11,55 grammi, e dopo aver calcolato la massa di prodotto ottenuto sperimentalmente, che possiamo considerare, possiamo chiamare massa sperimentale, possiamo calcolarci la resa finale, che in questo caso è circa del 57%. Per quanto riguarda invece il prodotto della prima parte, purtroppo non ho a disposizione i dati dei miei studenti, però possiamo ipotizzare quello che è stato prelevato. Dato che ogni gruppo ha prelevato circa 10 ml di alcol isoamilico, che corrispondono a circa 8 grammi, posso immaginare che con 4 gruppi abbiano prelevato in totale circa 32-33 grammi. Da questo possiamo calcolarci la massa teorica di prodotto che ci dovremmo aspettare, che è di 47,26 grammi. Considerando che la massa sperimentale è di 23,43 grammi, la resa è di circa il 50%. Non è altissima, è più bassa di quella precedente, ma considerando tutti gli errori che sono stati fatti, è anche accettabile. Io mi fermo qui e per qualunque domanda io rimango a disposizione. Grazie.